Benvenuti ragazzi sul canale di Spazio iTech, io sono Riccardo del canale di Google Guy e oggi ho l'onore di presentarvi la nuovissima applicazione di Spazio iTech per Android. Ringrazio anticipatamente Daniele Messi che mi ha dato l'opportunità di creare questa applicazione per loro. Adesso iniziamo a fare un tour dell'applicazione. Ci tengo a specificare che questa applicazione è disponibile per Android 4.3 o versioni superiori. Una volta aperta l'applicazione ci troveremo davanti ad un'interfaccia molto semplice e minimale, caratterizzata da delle tab che vanno a suddividere le varie sezioni, proprio come sul sito, in modo da garantire un'esperienza più uniforme e così l'utente non dovrà, diciamo, abituarsi a un nuovo modo di navigare i suoi articoli preferiti. Nella schermata home ci troveremo uno slider con gli ultimi 3 articoli pubblicati sul sito, per avere una panoramica generale senza necessitare un eventuale scroll all'interno dell'applicazione. Facendo, come ho detto, uno scroll verso il basso potremo vedere gli altri articoli con delle simpatiche animazioni e che verranno caricati ogni volta che voi scorrerete sopra un certo limite. Poi, se voi voleste aprire un articolo, basterà premerci sopra e l'articolo si aprirà con un'animazione molto carina, mostrando un bottone sulla destra che servirà per la condivisione e potrete scorrere l'articolo caricato come sul sito in maniera molto molto semplice. Potrete anche commentare attraverso Discuss e fare tutto quello che si potrebbe fare dal browser, solamente senza averne uno sul vostro dispositivo. Premendo il tasto indietro ritorneremo nella nostra schermata e come vediamo abbiamo diverse sezioni, la Home, Android, Apple, Windows, recensioni, games, unboxing e guide. Premendo su una tab quando noi abbiamo fatto uno scroll ci porterà in cima, una piccola chicca che dal punto di vista dell'esperienza utente non è niente male. Scorrendo facendo uno swipe potremo accedere alla sezione Android, successivamente a quella di Apple e così avanti. Una peculiarità di questa applicazione è l'utilizzo di un sistema di caricamento asincrono. Cosa vuol dire? Che i nostri articoli verranno caricati in maniera non sincronizzata, quindi mentre noi per esempio staremo sfogliando la home, la nostra sezione Android sarà già carica con tutti gli articoli pronti e così anche per la sezione Apple. Infatti adesso la nostra sezione Windows non è stata caricata, ma se aspettiamo un attimo e facciamo lo swipe troveremo la sezione Windows caricata. Successivamente sarà lo stesso per le recensioni, per i giochi, per gli unboxing che come vedete ha iniziato a caricarsi quando noi eravamo già su recensioni. Dagli articoli, quindi dal feed iniziale, noi possiamo fare 2 azioni, la condivisione che è disponibile anche all'interno dell'articolo stesso e l'apertura direttamente dell'articolo nel nostro browser, una cosa molto comoda per le persone che sono affezionate ad un browser. Premendo sempre qui torneremo verso l'alto e possiamo notare in fondo a destra un bel pulsante che, come ci fa intuire l'icona stessa, servirà per la ricerca dei nostri articoli tramite tag. Andiamo a vedere come funziona. Premendo sul pulsante si aprirà la ricerca. Possiamo per esempio digitare iPhone, un termine di ricerca scontato però valido. Dopo un po' che l'app elaborerà vi mostrerà tutti gli articoli inerenti ad iPhone, che giustamente scorreranno fino a che non sono finiti. Se per esempio volessimo cambiare, basterà premere la X, la tastiera si aprirà e potremmo scegliere un altro articolo. Per esempio andiamo a vedere cosa HTC ha fatto recentemente. Come possiamo vedere, adesso noi avremo tutti i nostri articoli inerenti ad HTC. Se per esempio invece noi cercassimo un qualcosa che non c'è sul sito, vi verrà fatto vedere un semplicissimo messaggio d'errore con questa simpatica animazione. Un'altra feature di questa applicazione sono le notifiche. Potrete rimanere aggiornati riguardo agli ultimi articoli nel mondo della tecnologia direttamente dal vostro telefono, quindi il vostro telefono vi dirà quando Spazio iTech pubblicherà un nuovo articolo. Per esempio, chiudiamo l'applicazione. Come vedete è arrivata una notifica dicendomi Spazio iTech, il nostro Samsung Galaxy S8 ha già il software definitivo. Premendo sulla notifica l'applicazione vi reindirizzerà all'articolo che vi farà vedere tutto ciò che era stato fatto in anteprima all'interno della notifica. Premendo il tasto indietro potrete ritornare alla home con tutti gli articoli già caricati. Facendo uno swipe da sinistra verso destra accederemo a un nav drawer laterale che avrà diverse sezioni, offerte e gadget riguardanti il sito,
La parte social, quindi i canali Telegram di Spazio iTech che vi consiglio di andare a vedere, e delle informazioni, quindi lo sviluppatore dell'applicazione e il designer, quindi io, chi siamo, partner, collabora con noi, e privacy, delle informazioni che magari a qualcuno potrebbero interessare. Per ora l'applicazione è tutto, ci tengo a dire che è ancora negli stadi iniziali, quindi ha ancora delle feature da implementare. Io ho in programma di implementare le shortcut di Android N, delle feature per una migliore usabilità, una lettura dell'articolo all'interno senza l'utilizzo di un browser e molte altre funzioni che vedrete in futuro sull'applicazione. Per questa recensione è tutto, vi invito a scaricare l'applicazione gratuitamente tramite il link qua sotto in descrizione, mettete like a questo video, condividetelo, iscrivetevi al canale di Spazio iTech e non mi resta altro che salutarvi ed augurarvi un buon utilizzo di quest'app e anche una buona Pasqua. Ciao!